Maurizio, allora un bilancio positivo sicuramente per questo Trapani in questa prima parte di stagione. Ah, ma io credo che anche oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta, una squadra che vuole sempre giocare, che nonostante tutto va sopra o va sotto, cerca sempre di mantenere la calma, di imporre il proprio gioco, e oggi devo dire che abbiamo ottenuto un grande risultato contro una squadra veramente forte, allenata da un grande allenatore che io ho avuto la fortuna di avere. Niente, è stata una bella partita, partite di queste in Serie B non se ne vedono tante. Prime 21 giornate, te l'aspettavi un impatto così positivo del Trapani? Ma io l'ho sempre detto all'inizio, se noi abbiamo voglia, ci mettiamo sempre quel pizzico di volontà in più, l'ho detto dal primo giorno che sono arrivato, ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Adesso non guardiamo classifica, non guardiamo punti e godiamoci le ferie, anzi colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i tifosi del Trapani, a noi, rilassiamoci un po' e poi dall'8 riprendiamo ad allenarci per pensare già alla partita del 25 col Padova. Bilancio positivo e bilancio complessivo della squadra? Il bilancio è positivissimo, io ho avuto la fortuna di conoscere sin dall'inizio questi ragazzi che hanno volontà, voglia, si mettono sempre a disposizione. Poi colgo l'occasione per fare i complimenti a Matteo che, a parte essere un ragazzo eccezionale, un ragazzo sempre disponibile, sta dimostrando di essere un giocatore veramente valido e gli auguro di continuare a fare così. Da questa seconda parte di stagione cosa ti aspetti? No, mi aspetto un Trapani volitivo, un Trapani che ha sempre voglia di far bene, e che dimostra sempre di essere una squadra che sa quello che deve fare.